Buongiorno, credo sia capitato a molti, forse a tutti, di scoprire a tratti una propria estraneità all'ambiente in cui si vive, diciamo al mondo in generale. Una sorta di presa di coscienza, di dire: ma come sono arrivato qui? Ecco, credo che sia un sentimento abbastanza diffuso. Quella che invece è meno diffusa è la consapevolezza di come le nostre azioni e anche la nostra indifferenza concorrono a modificare il mondo a nostra insaputa, per usare un'espressione che in politica ormai viene molto, nel gergo giornalistico viene molto usata. Ecco, questo credo avvenga in tutti gli ambiti. Noi ci ritroviamo in una società che è cambiata radicalmente davanti ai nostri occhi e quasi non ce ne siamo accorti. Ricordo che anni fa Arbasino, uno scrittore che ha avuto una certa notorietà, diceva: noi andiamo a cercare nel mondo delle novità e non ci accorgiamo che quello che è davanti ai nostri occhi sta sparendo, non ci sarà più. Ed aveva ragione. Ed aveva ragione. Come il famoso romanzo Dove tornare. Ecco, qui non si tratta di patetica nostalgia, si tratta semplicemente di constatare che la nostra disattenzione in tutti i campi provoca poi delle conseguenze che non sempre sono gradevoli. Per limitare il discorso al mondo dell'arte, per quelli della mia generazione, quindi non stiamo parlando della storia remota, il passato relativamente recente, e abbiamo visto dei cambiamenti immani in cui noi abbiamo concorso. Quando noi, per esempio, sorridevamo e accettavamo con quella che credevamo ironia le opere delle avanguardie, il ferro da stiro con i chiodi di Man Ray, la scopa di Rauschenberg, insomma tutte queste cose che con l'arte avevano poco a che fare, hanno poco a che fare, anche se sono finite nei musei, e creiamo le premesse per questo relativo disfacimento. Allo stesso modo come, per esempio, questa che è la cosiddetta commistione. Quindi le artiste americane hanno cominciato a imporre i loro patchwork, cioè questi tessuti, questi lavori a maglia presentati in un certo modo come opere d'arte, come opere d'arte. Cioè tutta una serie di operazioni che chi segue l'arte in qualche misura conosce, che hanno via via modificato sostanzialmente il modo di produrre arte, di vedere arte, di vivere l'arte, di capire l'arte. Quando si mette sullo stesso piano il fumetto e l'arte, la fotografia e l'arte. Io
devo chiedere venia, perché io sono stato uno dei primi forse in Italia a presentare artisti che lavorano con la fotografia. Non rinnego nulla, non rinnego nulla, anzi, però dico che questo progressivo cambiamento forse non è stato capito come avrebbe dovuto, e quindi c'è stata una forma di sostituzione, di equiparazione tra situazioni e prodotti totalmente diversi. In questi giorni, alla Tate Gallery di Londra, che ha riaperto i battenti, è stata presentata una mostra di un artista cinese coordinata da una donna cinese che l'ha presentata in televisione. Ecco, questa artista cinese cosa presenta? Presenta delle creazioni tecnologiche di una realtà virtuale. Di una realtà virtuale creata dalla tecnologia, dai sistemi, del software tecnologici. Ora, io intanto vorrei fare una considerazione. Prima mi riferivo alla nostra generazione, alla mia generazione, durante la quale in Cina c'era ancora Mao, c'erano ancora i cinesi con quelle famose giacche a bottone chiuso, e si vedevano, quando il telegiornale faceva vedere la Cina, si vedevano fiumi di risciò, di biciclette, no? Città assolutamente povere, persone così. Per carità, il progresso, quando si tratta di benessere, è sempre ben accetto, non bisogna assolutamente fare gli snob rifiutando queste cose, perché si parla sulla pelle degli altri, quindi il progresso ha sicuramente degli aspetti positivi. Ma è straordinario che sia proprio un artista cinese, nella inglesissima Tate Gallery, a presentare un'opera d'arte cosiddetta che in pratica si riferisce a una realtà virtuale creata tecnologicamente. Ora, questo, parlavamo prima del cambiamento, ecco, questo è uno degli approdi oggi di questa realtà che non è destinata sicuramente a fermarsi, che non è destinata sicuramente a fermarsi. E quindi vi è questa estrema entropia nel mondo dell'arte. C'è ancora qualche residuo di pittura, c'è un ready made che domina, c'è di tutto e di più, c'è di tutto e di più. E ogni cosa, in qualche misura, se noi vogliamo vederla in modo chiaro, distaccato, contraddice il resto. Rientra nell'alveo di questa tautologia, tutto è arte, però in realtà quello che noi vediamo ci sorprende, temo non sempre positivamente, e soprattutto non riusciamo, almeno credo, per me vale questo, spero di non essere il solo, non riusciamo a capire il nesso, non riusciamo a capire, come ho già avuto modo di dire, il significato vero di questa produzione tecnologica presentata in una galleria che dobbiamo a tutti gli effetti considerare prestigiosa. La Tate Gallery ha una certa storia, ha presentato delle cose. Quindi cosa rappresenta questa cosa? La nuova realtà virtuale che ci pervade? Cioè, noi, forse senza rendercene conto, stiamo diventando una specie contro natura.
Prima dovevamo confrontarci con la natura, dovevamo affrontare i rischi, le difficoltà, le fatiche che confrontarci con la natura comportava. Oggi abbiamo preso le distanze e la natura non ci riguarda più. E pensiamo alle grandi megalopoli, che sempre più diffuse in tutto il mondo, in Cina in particolare, la città dove è scoppiata la pandemia, non si era mai sentita nominare in Occidente, per chi non era esperto della Cina, è una città di 3, 4, 5 milioni di abitanti, quindi una città enorme. Ci sono in Africa città che hanno 15, 20 milioni di abitanti, buona parte in baraccopoli. Ecco, questo è il cambiamento che è avvenuto. Questo è il cambiamento che è avvenuto. Ora, è buffo questo aspetto, almeno a mio parere, buffo forse non è l'espressione più corretta, ma cioè, da una parte noi progrediamo in modo vertiginoso, esponenziale nella tecnologia, nella ricchezza di determinate nazioni, e dall'altra non riusciamo a risolvere i problemi del globo. Cioè la Cina da sola ha creato questa cosa, ma la Cina ha una lunga tradizione di controllo statale che parte ben prima del comunismo, parte da Confucio. Cioè il confucianesimo in Cina ha un'impronta rilevantissima, è quasi una religione. Questo filosofo che si preoccupava di organizzare la società, di organizzare la burocrazia. In Africa no, in Africa non ci sono più forse le tradizioni o forse in minima parte, ne sono queste enormi baraccopoli, queste città che si sviluppano a macchia d'olio, questi governi che non si capisce bene che livello di democrazia abbiano. Ecco, noi produciamo delle cose, ci occupiamo d'arte tecnologica, quindi molto avanti in teoria nella conoscenza tecnico-scientifica, però non riusciamo a applicare questa conoscenza nella prassi normale della politica. Cioè l'arte e la politica mai come oggi sono divaricate, sono dicotomiche, così come la disuguaglianza, l'iniquità è cresciuta in misura esponenziale. Quindi non abbiamo in realtà, quello che sto cercando di dire, non abbiamo in realtà il controllo delle nostre vite, non abbiamo in realtà la consapevolezza di dove stiamo andando. Procediamo come capita, indotti dalle comunicazioni martellanti, dai media faziosi e approssimativi, da una cultura che alle volte tracima in ideologia, in faziosità, altre volte fa della libertà un mito, ma molto teorica, perché poi la libertà è solo di pochi, perché come diceva Feuerbach, che io cito spesso, quando una persona non ha nulla nel ventre, non ha nulla nel cervello, quindi della sua libertà, per così dire, non sa cosa farsene. Ecco, tutto questo problema, arte, società, cultura, è un qualcosa che noi subiamo, spesso senza capire. Ecco, questa è la forma dell'ignoranza più deleteria della contemporaneità. Cioè non basta andare sui network a dire le nostre sciocchezze, tra l'altro con un linguaggio volgare e approssimativo. Cioè noi subiamo una realtà di cui non abbiamo consapevolezza. Può essere che anche avendo consapevolezza non riusciremmo a incidere più di tanto, forse individualmente, ma collettivamente sì, perché con la nostra suefazione, con la nostra arrendevolezza concorriamo a creare il mondo
che poi, nel quale poi non ci riconosciamo più. E questo è il paradosso. Così come gli artisti che hanno, mi metto tra questi, che hanno contribuito a tentare di modificare la visione dell'arte, si ritrovano oggi con una produzione artistica nella quale non si riconoscono. Non si riconoscono nel senso che non ritengono, almeno io non ritengo, che questa sia arte. Penso che sia tecnologia raffinata, efficace da un punto di vista estetico, gradevole, ma non ha nulla a che vedere con l'arte, perché non ha nessuna delle caratteristiche proprie, specifiche, essenziali dell'arte, tra le quali la manualità, tra le quali la creatività, non la creatività per interposta tecnologia, ma direttamente quello che l'uomo riesce a creare, riesce a fare con le proprie mani. E quindi noi subiamo questa modifica, subiamo questo mondo che abbiamo concorso a creare. Ecco, questa è la riflessione che vorrei suggerirvi, se mi permettete. Cioè questo io insisto spesso sulla coscienza critica che dovremmo avere. Coscienza critica vuol dire attenzione, ma vuol dire anche conoscenza, perché senza conoscenza non si può avere una coscienza critica. Critica di cosa? Rimane a livello epidermico, non mi piace, mi piace. Questo non è un modo di affrontare, di vedere le cose. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.